Siamo alla fine della partita a Milan, Juve, risultato 3-1 per il Milan. Bella partita, combattuta, vincente. Partiamo dal portiere della Juve. Portiere, avete fatto una bella partita, 3-1 comunque non è un risultato largo. Alla fine avete avuto qualche occasione, la difesa del Milan un po' disattenta al vostro attaccante da solo. Tu hai fatto delle bellissime parate, hai tenuto la tua squadra a galla fino alla fine. Cosa è mancato secondo te? Un attaccante? E non mi serve, non è possibile, come me leva a chi sti, come giocare, mi sta giocando una cazzo di difesa, mi sta giocando, me levo, da come si fa? E quindi là mi ha piato contro la 3-1, perché chi non è difensore, diciamo... L'attaccante è stato cagnato, io prima ero capitano con il numero 10, non mi importa. Allora, la prossima volta dobbiamo fare un po' di scouting, dobbiamo fare qualche acquisto nuovo, diciamo, da partire dal mister e dalla dirigenza. Abbiamo cominciato a cacciare qualcuno, poi prendiamo Neymar, Messi, oi. Va bene, ti faccio i complimenti, ti faccio salutare l'avversario. Ciao, complimenti. Ciao. Siamo qui invece con Paolo Maldini, grandissima partita la vostra, Manu, veramente 3-1, il vostro attaccante il 27, veramente ha dato spettacolo come comunque tutta la squadra, come ho detto anche al portiere avversario della Juve, forse un po' dietro alla fine siete un po' calati, forse un po' troppo in attacco. No, a un certo punto ci siamo fatti prendere dalla velocità di segnare più gol, perché le occasioni sono state create. Forse lì davanti potevamo essere ancora più altruisti per cercare subito di chiudere la partita, invece abbiamo cercato un po' la gloria personale su certe occasioni. Però non ho nulla da dire, perché stasera finalmente abbiamo giocato un po' a pallone come si deve. Come piace a noi. Come piace a noi, insomma. Dove può andare questo Milan? Noi, come già detto alle prime interviste, siamo la l'ottosatere come ogni anno, quindi speriamo di arrivare il più avanti possibile. Però, come dire, Milano deve aggiustare un po' i piedi. Quando in spogliatoio avrà un richiamo. Allora, ti faccio i complimenti e bocca al lupo per essere il torneo. Bocca al lupo.